Dopo Facebook va a chiudere anche Twitter, il social dell'uccellino per eccellenza, da parte di Mosca. L'accesso a siti di informazione viene limitato in un poco, cioè o meglio arriva il blocco anche oltre che di Facebook, anche di Twitter in Russia, mentre viene approvata una legge che va a prevedere multe e addirittura il carcere per chi va a diffondere delle notizie false, chiamate fake news, sul conflitto tra Russia e Ucraina. La BBC per tutta risposta ha deciso di ritirare i giornalisti dal territorio russo e riaprire le trasmissioni a onde corte come nei tempi di Radio Londra, andando a evocare quello che è un sistema già collaudato nella storia del passato e negli eventi biblici del Novecento, mentre Radio Eco Mosca andrà a continuare a trasmettere su YouTube in una vera e propria escalation di fatti e di eventi che in Russia stanno creando veramente non pochi problemi, non pochi danni. Il video termina qua, addio dunque a Facebook e a Twitter. In Russia il diritto all'informazione viene limitato in un poco. Iscrivetevi, commentate, ciao da Leandro, narrato italiano.